Bene, prepariamo il toast. Le fette di pan carré nel tostapane. Ho tagliato a filettini del petto di pollo. Preparo un pezzo di burro nel pentolino. Nel frattempo il pan carré è pronto, il burro è sciolto, mettiamo i filettini di pollo. Potete usare anche le sovracosce disossate, invece del petto di pollo se vi piace di più il sapore. Facciamo regolare. Aggiungiamo un insaporitore, io metto questo. Facciamo regolare bene. Facciamolo rosolare un pochino, Poi ci sarà un ingrediente segreto, come direte. Ma dai, ma veramente fai quella cosa lì? Ma no, ma non si può, ma dai. Eppure verrà un toast buonissimo. L'hanno anche assaggiato e mi dicono sempre: ma che buono il toast che facevi tu! Oh, se volete provare, eccolo là. Un po' di pepe, un po' di sale, vi sto facendo venire il mal di mare. Un po' di sale. Adesso ci metto l'origano. Ecco qua, è quasi pronto, eh? Un bel po' di origano, ci vuole. Basta un po' la fiamma, altrimenti va troppo in fretta. Aggiunto proprio un goccino d'acqua per ammorbidirlo, perché non è ancora pronto, altrimenti resta troppo asciutta la carne. E tra un po' mettiamo l'ingrediente segreto quando è pronto, che è ben cotto. Non c'è cosa peggiore del pollo che è crudino, proprio no. Quasi ci siamo, adesso vi svelo qual è l'ingrediente segreto. La maionese. Allora, le faccio asciugare ancora un attimo, Ok. E adesso ci metto la maionese, ma un bel po', ancora a fornello acceso. Ricordatevi che la maionese è fatta con le uova, l'olio. E il limone, perché non c'è niente di strano, Ok, diamo una bella mescolata veloce così. Facciamolo proprio per un minuto, non di più, e adesso si spegne. Il toast di Mixer e Mix, pronto per essere mangiato. Che buono! Mettete il like se vi è piaciuta la ricetta. Ciao a tutti, buon appetito anche a voi!